Da Frosinone alla Costa Smeralda. Guide, guide, tutte a bordo, pronte per una nuova avventura con i nodi di seconda classe. Iniziamo subito con il primo nodo, il bolina semplice. Il bolina semplice è anche detto nodo a gas adamante. È un nodo di salvataggio. Il suo vantaggio è quello di sciogliersi facilmente, anche dopo essere stato utilizzato carico e per lungo tempo. Il suo svantaggio è quello di slegarsi e allentarsi se invece viene utilizzato scarico. Ma passiamo subito alla pratica e vediamo come si fa un bolina semplice. Per poter realizzare bollina semplice occorre utilizzare il cordino o semplicemente il laccio di una scarpa. Il primo passo da fare è quello di realizzare la forma di un 6. Provi in questo modo. Adesso prendere l'estremità e passarla sotto facendola uscire dal cappio formato. Passarla sotto l'altra estremità e facendola rientrare all'interno del cappio formato prima. A questo punto bisogna tirare il tutto. In che modo? Prendendo questi due pezzi e tirando. Formando in questo modo il nostro bolina. Bene guide, adesso passiamo al secondo nodo, il bolina doppio. Il bolina doppio è un nodo utilizzato negli ancoraggi paralleli per utilizzare poca corda e negli ancoraggi singoli che ci permette di risparmiare l'utilizzo di un moschettone. Quali sono i suoi vantaggi? È un nodo facile da sciogliere, semplice da realizzare, è un nodo stabile e ci permette di utilizzare poca corda. Ma anche qui passiamo subito alla pratica, vediamo come si realizza un bolina doppio. Bene, per poter fare il bolina doppio occorre dividere il cordino in due parti. Provi in questo modo. Iniziare facendo un cappio. La parte che si trova sopra deve proseguire e quindi entrare da sotto all'interno del cappio che avete formato. Datevi corda perché arrivato a questo punto dovete sempre questa parte del cordino farla passare sotto. L'ultimo passaggio, quello più delicato, consiste nel prendere questa parte del cordino in questo modo e andarla ad inserire all'interno dei due cappi formati, in questo modo. Stringere il tutto da questa parte del cordino e si forma così il nostro bolina doppio. Bene, passiamo al terzo nodo, il nodo Savoia. Il nodo Savoia è un nodo d'arresto, ha il pregio di non indebolirsi mai e di non stringersi. Può essere utilizzato come un nodo di giunzione per unire due corde dello stesso diametro, ma anche qui passiamo subito alla pratica per vedere come si realizza un nodo Savoia. Per poter realizzare il nodo Savoia occorre utilizzare il nostro laccio e scegliere una delle due estremità. Scelta un'estremità bisogna formare un cappio. A questo punto l'estremità più corta falla passare sotto a quella più lunga e farlo poi rientrare all'interno del cappio che avevamo formato all'inizio. A questo punto basterà tirare e uscirà fuori il nostro nodo Savoia che ha la tipica forma ad otto. Ciao guide, adesso passiamo al quarto nodo, il nodo rete. Il nodo rete è un nodo di giunzione e serve per unire due corde di diverso spessore. È un nodo di rapida esecuzione e di facile anche scioglimento. Adesso passiamo all'esecuzione, vi faccio vedere come si fa. Prendiamo un cavo e lo facciamo passare sotto a questo cappio.
giriamo intorno e poi inseriamo l'estremità dentro al cavo più piccolo, al cordino in questo caso, e tiriamo. Ecco il risultato finale. Il quinto nodo di cui parleremo oggi è il nodo Prusik. Il nodo Prusik è detto anche nodo di bozza o anche doppio parlato ed è un nodo di salvataggio. Ha la caratteristica di poter scivolare sulla corda su cui è posizionato fino a quando non c'è una forte trazione, una forte trazione e di conseguenza il nodo non si muoverà più. Vi mostro l'esecuzione. Allora guide, prendiamo due cavi, uno e due. Questo più piccolo lo facciamo passare tre volte in questo modo sopra quello grande. Uno, due e tre. Adesso vediamo che abbiamo un cavo che va sopra e un cavo che passa verso sotto, il cavo grande. Adesso prendiamo quello che passa sotto e lo mettiamo sopra questo. Adesso prendiamo sempre quello che sta sopra quest'altro cavo, lo facciamo passare sotto e facciamo tre giri come abbiamo fatto qui. Quindi 1, 2 e 3. Avviciniamo, stringiamo bene e poi questo cavo lo facciamo passare di nuovo sotto questo grande dove sta anche questo e tiriamo tutto. Notiamo che se noi riusciamo a farlo scorrere questo nodo, però se tiriamo non scorre. L'ultimo nodo di cui parleremo oggi è il nodo Margherita. Il nodo Margherita è un nodo di accorciamento e serve per accorciare una corda senza tagliarla. Adesso vi faccio vedere come si fa. Prendiamo una corda, facciamo tre cerchi o anche chiamate asole. Uno, due, il secondo cerchio deve stare sopra al primo. Uno, due e tre, questo anche sopra al secondo. Vediamo che si formano questi tre cerchi. Adesso prendiamo, passando dal terzo cerchio, prendiamo il cavo del secondo cerchio. Stessa cosa dal primo, passiamo internamente al primo e prendiamo l'asola o il secondo cerchio e tiriamo. Ecco il risultato. Bene guide, spero che sia stato tutto molto chiaro e adesso però tocca a voi, perché cosa dovete fare? Dovrete inviare una foto in cui ci siete voi in uniforme con tutti i nodi scritti sul quaderno di caccia e dovete fare anche due nodi dei sei realizzati da voi. E mi raccomando, tutto questo in un'unica foto, quindi ricapitoliamo, voi vestite con l'uniforme. Due nodi dei sei che abbiamo fatto dovete farli voi e tre dovete scrivere tutti i nodi sul quaderno di caccia. Tutto questo dovete farlo dentro una foto, dovete fotografarlo. La data di scadenza è sabato alle ore 13. Mi raccomando, inviate la foto a Martina e buona caccia!